Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo video, ragazzi, il classico video post partita in relazione al match del nostro amato Castello, ragazzi. Video post partita di Cagliari Fiorentina, terminato sul risultato di 2-1 per il nostro amato Castello. Vittoria veramente molto molto importante, tre punti fondamentali in chiave salvezza. Avevo detto ragazzi, dovevamo puntare sul fattore Sardegna, dovevamo puntare su questa gara casalinga, dove comunque ultimamente stiamo riuscendo a far bene, perché questa è la terza vittoria consecutiva fra le mura amiche, terza vittoria addirittura per 2-1 con lo stesso identico risultato ragazzi. E ci tengo a dire anche un'altra cosa ragazzi, facciamo una petizione alla Lega per giocare sempre di venerdì. Perché? Perché venerdì, diciamo di 2 settimane fa, abbiamo giocato contro l'Inter in casa, abbiamo vinto e anche oggi appunto abbiamo vinto. La prossima sarà contro il Chievo, fra 2 settimane di venerdì. Speriamo veramente di riuscire a fare il miracolo, visto che giochiamo in trasferta e in trasferta sappiamo bene che cosa riusciamo a combinare in negativo. Ma detto questo, ragazzi, concentriamoci su questa partita, su questa vittoria. Sono molto contento, specialmente per il secondo tempo. Abbiamo fatto veramente un secondo tempo di grande livello. Il primo tempo, sinceramente, non mi è piaciuto. È vero che è stato un primo tempo, secondo me, molto equilibrato, dove sia Cagliari che Fiorentina hanno fatto male, hanno fatto poco, poche occasioni. Il Cagliari ha avuto due occasioni, diciamo, se così le vogliamo considerare, con tiri dalla distanza, uno di Cacciatore e uno di Pavoletti. Il primo respinto da Terracciano e il secondo uscito di poco al lato. La Fiorentina invece secondo me ha avuto la migliore occasione del primo tempo con Miralias su un ottimo cross di Biraghi. Miralias a colpo sicuro, bravo Canonio a respingere, ma nella ripresa ragazzi siamo usciti con una cazzimma, con una voglia, con una motivazione tale e quale a quella che abbiamo messo in campo nel primo tempo, specialmente contro l'Inter. E grazie a questo atteggiamento siamo riusciti a portarla a casa. Per quale motivo? Perché riusciamo appunto a trovare il gol con un bellissimo gol di João Pedro su un bellissimo pallone di Cacciatore. Dico subito ragazzi che Cacciatore era la prima da titolare con il Cagliari, secondo me ha fatto una buonissima partita, non soltanto per l'assist, ma per come ha tenuto bene sia in fase difensiva e per il fatto che ha spinto, comunque ha provato a spingere mettendo diversi cross interessanti. Gol di João Pedro che nel primo tempo non mi era piaciuto tantissimo, ma nella ripresa, dopo aver trovato il gol, veramente ha trovato fiducia e ha giocato veramente molto bene. Addirittura poteva trovare la doppietta personale su una situazione quando eravamo sul 2-0, dopo un tiro di Barella respinto da Terracciano, il pallone purtroppo si è scaraventato sulla traversa. Dicevo del 2-0 che invece è arrivato sul calcio di punizione, gran bella punizione battuta da Lico Giannis e Cepitelli che svetta appunto di testa e fa gol. Prima del 2-0 un Eurogol di Cigarini che purtroppo è stato annullato, veramente un peccato per un discorso di punizione a due, il fatto che Cigarini appunto abbia tirato direttamente da metà campo e la palla si era infilata nel 7, che il gol aveva fatto il Ciga. Ma detto questo, il gol del 2-0 è arrivato e fatemi dire, Lico Giannis veramente una buona partita. Io Lico Giannis prima della partita ho detto mamma mia, non voglio dire nulla, non voglio dire nulla, ma oggi Lico Giannis secondo me ha fatto una buona partita, non una partita eccezionale, ha fatto la sua onesta partita. In fase difensiva secondo me non ha sbagliato niente, veramente niente, e in fase offensiva diciamo che non ha spinto poi così tanto, però gli va dato merito appunto della punizione veramente ben battuta per il 2-0. Unico neo di questo secondo tempo chiaramente il gol subito negli ultimi minuti. Per quale motivo? Io non credo sia plausibile e ammissibile prendere un gol del genere. Cioè, stiamo vincendo 2-0 e il Cagliari era tutto praticamente in su. Cioè, la difesa era all'altezza del centrocampo. È una cosa veramente inammissibile perché poi, appunto, Gerson ha lanciato in profondità appunto Chiesa che è riuscito praticamente a andare via alla difesa e a battere Cragno. Quindi, come sempre, non ci siamo fatti mancare gli ultimi 4-5 minuti di sofferenza. Fortunatamente la Fiorentina non ha creato occasioni pericolose per poter andare a segno e fortunatamente siamo riusciti quindi a mantenere il 2-1 e il gol di vantaggio. Veramente sono tre punti fondamentali, arriviamo a quota 30 punti, direi veramente che questa è una vittoria che ci avvicina alla salvezza. Ci avviciniamo sempre di più alla salvezza, mi piacerebbe veramente che questo Cagliari potesse fare il salto di qualità in trasferta, mi piacerebbe che lo potesse fare proprio nella gara di tra 2 settimane contro il Chievo, perché veramente sarebbe molto importante andare lì con lo spirito, con la voglia di vincere, però pensiamoci chiaramente quando ci avvicineremo a quella sfida. Riguardo ai singoli, Cranio secondo me ha fatto bene nelle uscite, nella gestione della difesa, quando è stato chiamato in causa ha fatto bene, sul gol di Chiesa non poteva fare niente. Cacciatore molto bene, difesa secondo me Cepitelli, Pisacane hanno fatto benissimo, a parte quella situazione del gol di Chiesa, ma dove forse la colpa è più in generale dell'atteggiamento della squadra che era troppo alta. Lico Giannis come detto ha fatto bene, Cigarini veramente molto bene, e in questo momento va detto, Cigarini è assolutamente più performante di Braz.
Zadaric, bisogna appunto riconoscerlo. Cicarini veramente ottima partita. Barella non mi è piaciuto nel primo tempo, molto bene nella ripresa. Iunita molto bene nella ripresa, ma diciamo che in generale il Cagliari proprio a livello offensivo, a livello propositivo, mi è piaciuto specialmente nella ripresa. João Pedro, l'ho detto, ha trovato fiducia appunto dopo il gol. Per quanto riguarda Pavoletti, forse è stato quello un pochettino più fuori dal gioco, onestamente poco sfruttato, è stato anche ammonito e quindi sarà anche squalificato nella prossima partita di Verona. Vedremo appunto che cosa si inventerà Manan. Per quanto riguarda le sostituzioni, nulla da aggiungere, perché comunque i vari Padoin e De Jola, insomma, hanno fatto il loro per dare il loro contributo chiaramente alla causa. Insomma ragazzi, sono veramente molto contento, inutile dire che io vorrei vedere sempre il Cagliari del secondo tempo, vi vogliamo vedere sempre come nel secondo tempo, perché il primo tempo non mi è piaciuto sinceramente, ma il secondo è stato veramente di una grande intensità. Ragazzi, queste sono le mie considerazioni su Cagliari Fiorentina 2-1. Voglio sapere le vostre considerazioni, quindi fatemele per venire commentando qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube qualora non foste ancora iscritti, e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti ragazzi e forza che sento sempre. Ciao ciao.